Stato di agitazione e trascorsi i 10 giorni previsti dalla legge sarà sciopero da fissare per fine mese. Il clima fibrillante della vigilia si traduce nelle determinazioni raggiunte dall'Assemblea dei lavoratori della Lupi e Servizi, la partecipata del Comune alle prese con un'annosa crisi finanziaria. Si sarebbe dovuto discutere dello stato dell'arte nella trattativa tra la società, Palazzo Carafa e le parti sindacali. Invece a innervosire il clima e far precipitare la situazione è intervenuto un fax inviato nelle scorse ore dalla manager Tatiana Turi, che bolla in poche parole come inaccoglibile la proposta sindacale. 35 ore settimanali per tutti i lavoratori senza i permessi da godere a parte, perché è incompatibile, scrive, con la politica di contenimento dei costi in vista del pareggio di bilancio e di fatto impone contratti part-time per 3 anni fino al 2016 alle stesse condizioni del 2013. Quanto ai costi, la proposta su cui si stava lavorando per razionalizzarli ribadiva la necessità dell'affidamento esclusivo di servizi alla Lupi e non a ditte esterne come avverrebbe, segnalano da parte di alcuni assessorati, ma non se ne è tenuto conto. I lavoratori ci hanno dato mandato per programmare sia lo stato di agitazione per quanto riguarda e rispedire al mittente la proposta fatta dall'amministratore della Lupi Servizi, quindi comunicheremo al sindaco di riaprire le trattative per capire un attimino il futuro della società. I lavoratori, che non escludono nei prossimi giorni iniziative eclatanti, compresa l'occupazione della sede comunale, vogliono confrontarsi con il sindaco, l'unico interlocutore riconosciuto in una trattativa a cui non può unilateralmente dare un colpo di spugna il manager.